noi sulla truffa agli anziani abbiamo già fatto un'assicurazione intanto per tutti gli anziani che potrebbero diventare vittime e possono rivolgersi alla polizia locale e poter anche avere un piccolo risarcimento e una cifra che non sempre permette di recuperare tutto, ma è un modo per comunque risarcire dal danno. E contemporaneamente abbiamo anche dei servizi psicologici per le persone che sono state truffate, che spesso poi si sentono, vanno in una crisi personale. In contemporanea, sempre in collaborazione con Carabinieri e Polizia di Stato, stiamo pianificando e stiamo già facendo incontri in tanti quartieri per spiegare agli anziani come difendersi. In questi incontri il principio prima di tutto è che non ci si deve spaventare, questi sono dei gente furba e priva di scrupoli, non fanno male fisico, ma in genere si presentano come persone affidabili, vestite bene, magari usando gli affetti, approfittando della solitudine delle persone, magari si presentano raccontando cose gravi, tipo la telefonata che arriva dicendo sta arrivando io, sono tuo nipote, oppure sono un amico di tuo nipote o di tuo figlio, sappi che ha avuto un incidente, sta arrivando un nostro amico, dagli soldi perché tuo figlio ha bisogno di soldi. Allora, la cosa che bisogna fare è partire dal principio che questo non può succedere se fosse vero. E quindi, prima di tutto, se uno ti dice che parla a nome di tuo figlio, riattacchi e chiami tuo figlio. Se ti raccontano altre barzellette, tipo siamo i carabinieri, perché purtroppo si presentano anche così, o siamo la polizia, o siamo i vigili urbani, si chiama prima il 112. Si verifica più di una di queste 21 sventate, molte sono state sventate grazie al fatto che l'anziano ha riattaccato e ha chiamato il 112.